Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Dalla vita voglio il fascino, non importa cosa ti dirò. Io cosa che giochi te, non ci fotto più con queste matte, non sarò più io di piccherre, non sarò più io di piccherre. Allora, la prima domanda, la più semplice, sicuramente la più semplice o forse la più complessa di tutte quelle poche che ti farò, ma comunque ci sono. Chi è Rosa Spina? Allora, diciamo che Rosa Spina è un cantante che, vabbè, sicuramente fa musica pop con diverse influenze. È un animale strano, nel senso che solitamente non gli piace essere etichettato, quindi nel senso non ci mette un po' tante influenze proprio perché non vuole essere racchiuso, tipo lui è tot, cioè vuole essere tutto e niente. Però diciamo che fino ad adesso è un cantante molto autobiografico, quindi ci mette i primi pezzi che sta facendo, parlano molto di cose che l'hanno fatto soffrire o comunque diciamo quei pesi sulle spalle che ha avuto fino a quel momento. Sicuramente arriveranno anche i momenti più leggeri, perché comunque essendo un essere umano è fatto di tante sfaccettature, comunque io studiando anche recitazione ho visto che noi esseri umani abbiamo diverse sfaccettature, no? Temperamenti, quindi la tristezza, la rabbia, la felicità, l'euforia, quindi diciamo quando una persona quando ascolta musica può sentirsi coinvolto sia con un cantante che fa una canzone triste che per una canzone felice, proprio perché comunque sono sentimenti che proviamo tutti. Quindi è una persona sicuramente imprevedibile e quindi proprio per questo vi sorprenderò, perché ci sarà sempre una continua evoluzione, no? Secondo, intanto parliamo dell'ultimo lavoro, che è il singolo, abbiamo ascoltato un bel singolo. Come nasce questo singolo e soprattutto perché il titolo a questo punto? Ok, allora diciamo che Re di Picche è una canzone che è nata per un episodio della mia vita che mi ha molto deluso. Cioè, in questo caso si tratta di un qualcosa legato all'amore, anche se comunque si può essere un re di picche in diverse circostanze. In questo caso, diciamo, entrando più nel focus della canzone, si tratta di una relazione dove comunque con questa Capelli Rame ci eravamo già conosciuti anni prima, ma ci eravamo totalmente persi perché era stato proprio un incontro casuale. Nel corso di quei 4 anni che ci hanno, diciamo, tenuti separati, ogni tanto addirittura mi capitava ancora che mi tornasse alla mente, no? E dicevo, chissà cosa fa adesso, se magari, non so, ha trovato un'altra persona, così. Poi per puro caso ci siamo incontrati 4 anni dopo, sembrava proprio un segno del destino, la tipica scena da film che tu dici, cavolo, forse allora a quanto pare era destino. E poi invece scopri che la relazione non era nata da una cosa del tipo, sono stato scelto tra mille, o comunque c'era, cioè quella persona era speciale per me e io ero speciale per quella persona, ma in realtà si trattava di una persona che buttava le proprie insicurezze nelle relazioni. Quindi, cioè, che fossi stato tu, che fossi stato Biancaneve, Tizio, Caio, Sempronio, era indifferente, l'importante era avere qualcuno. Re di Picche lo sono stato per molto tempo, sotto diversi ambiti, perché comunque un re di picche è qualcuno che comunque soffre per la perdita di qualcosa, o comunque una persona che si rende conto dopo della fortuna che ha avuto, o comunque perdendo una persona magari rimane, tra virgolette, un po' sottone, o sente comunque la nostalgia, l'assenza. In questo caso non lo sono più, perché tipo sono talmente empatico e sensibile che prima magari davo delle possibilità alle persone, ma adesso, quando già respiro che c'è qualcosa che non mi torna, basta. Cioè, nel senso, lascio andare, tanto non ne vale la pena. Alla fine io la mia musica è quello il mio vero amore, quindi per il resto poi chi se ne... Sì, abbiamo visto il video, questo circo, questi trapezisti. Poi a questo punto influenza il fatto che stai facendo recitazioni, che ti esprimi poi non solo con le parole ma anche proprio con la recitazione in questo videoclip. Come nasce poi questo videoclip? Non è stato semplice farlo. Beh sì, allora diciamo che paradossalmente l'idea di questo video era quello di fare il video più semplice di sempre e poi invece si è trasformato nella cosa più complicata che abbiamo mai fatto. Però allora diciamo che l'idea è nata un po' per caso, nel senso che inizialmente non era mia intenzione, diciamo, fare un pezzo così tanto circense, ma poi alla fine in studio ci siamo arrivati.
Tanto è vero che comunque in realtà quando io facevo i miei primi pezzi in inglese e in spagnolo avevo già fatto un pezzo che non avevo mai pubblicato, che era molto col carosello del circo, era molto circense, molto underground e mi piaceva molto. Poi alla fine siamo sfociati in studio in questa cosa e per mantenere per dare un po' fede a questo beat abbiamo deciso di tenere il circo, che poi comunque c'erano tanti collegamenti anche con la storia effettiva da cui appunto poi ho scritto, di cui ho scritto. E quindi niente, abbiamo fatto una ricerca nel web cercando appunto un circo. Tramite la ragazza che mi segue abbiamo trovato appunto questo Big Top Circus di Monza, abbiamo deciso di scrivergli. E poi da lì niente, sono stati veramente molto gentili, anche perché poi alla fine si sono talmente presi bene tutti, che da che magari dovevamo avere due o tre artisti siamo arrivati ad averne 5-6 e non so, era come una piccola famiglia sostanzialmente, cioè mi hanno addirittura comunque un po' tirato in mezzo, alla fine mi hanno insegnato anche degli esercizi circensi, mi era quasi venuta voglia di scrivermi, tipo mi ci vedevo, no? Come tipo piano B nella vita magari a lanciarmi sui nastri. E la faccia che hai visto quando poi alla fine avete terminato il lavoro e gliel'avete fatto vedere, perché i ragazzi loro chiaramente recitavano, si impersonavano, che poi in realtà è quello che fanno normalmente. Però Certo. quando a un certo punto l'hanno visto in video, che sensazione ti ha dato quella vedere le loro facce sorprese, contente? Che emozione hai provato? Beh, quando l'ho visto ero soddisfatto del lavoro, perché comunque erano veramente delle belle immagini. Poi comunque avevo già visto durante, diciamo, il corso delle riprese che loro erano molto bravi, cioè proprio già da fuori, guardandoli facevano delle cose che non erano mai banali, mai scontate, sempre wow, qualunque cosa facessero. Quindi diciamo che loro l'ho visti contenti di questo lavoro, mi hanno supportato molto e poi diciamo che non hanno neanche così tanto recitato, perché alla fine erano così come li si vedeva, cioè nel senso soprattutto il più simpatico di tutti era il giocoliere, quello che metteva il fuoco sulla lingua, che mi aveva quasi preso come un figlio, infatti è stato lui a insegnarmi esercizi circensi e ci ha anche insegnato qualche curiosità. Cioè, per esempio, lo sapevi che i pagliacci si chiamano così? Perché i primi circhi erano tipo dei sorti di ippodromo aperti, quindi loro cosa facevano? Tutte queste persone che andavano al circo andavano sui cavalli e quindi, visto che faceva freddo, perché era tutto aperto, continuavano a bere, quindi ubriacandosi gli veniva il naso rosso. E poi i loro barcollanti comunque perdevano le forze e cadevano su questi filoni di paglia di cui erano costituiti ai tempi circhi. Quindi per quello è nato il termine pagliaccio, cioè naso rosso, cadevano sulla paglia, quindi cioè, queste cose che non Pagliaccio. sapevo. Neanche io, quindi è una bella informazione. Lando, quanto manca da attualmente suonare dal vivo? Beh, molto. Diciamo che ultimamente io avevo conosciuto anche una band a Roma quando, cioè, ero andato tipo negli studi di amici e tipo c'è questa band che fa diversi live, diciamo che mi aveva invitato in diversi live, solamente che magari lo facevano sempre quando ero super incasinato nell'organizzazione di cose. Per esempio in questo periodo che sto organizzando una sorpresa per Natale. E quindi sicuramente magari non riuscirò entro la fine del 2021 a farne altri in quest'ultimo periodo, anche perché siamo agli sgoccioli, però sicuramente per il 2022 ricomincerò. Non faccio live da l'ultimo live che ho fatto mi pare che fosse stato ad ottobre, quindi sono un paio di mesetti. Abbastanza. Sì. E l'emozione che provi quando sali sul palco, salendo sul palco vedi davanti c'è la gente che ti ascolta inizialmente, poi è un silenzio che parla perché stanno in silenzio e ti ascoltano, poi si cominciano a emozionare, cantano, ballano, saltano e comunque vada ti infondono un'energia e tu in quel caso che provi? Beh, allora sì, come hai detto tu, diciamo che in base alla reazione del pubblico lo capisci, cioè nel senso comunque quando non è il tuo pubblico lo senti, quando è il tuo pubblico si capisce. Beh, sicuramente mi fa piacere perché mi sento compreso, cioè alla fine diciamo che uno dei motivi per cui faccio musica è trovare comunque il mio branco, no? Quelle persone che mi facciano sentire effettivamente capito, che capiscano perché faccio una cosa o perché ne dico un'altra. Quindi, cioè, la sensazione più bella è quella, cioè quando magari una persona ti scrive dicendo ti ho ascoltato la tua canzone, ho provato i brividi, oppure comunque la vedi coinvolta sotto al palco, cioè senti quella cosa proprio del tipo ho trovato cioè un po' come dire ho trovato la mia persona, in questo caso magari ho trovato il mio branco, ho trovato
qualcuno con cui ho instaurato una connessione, no? Quindi, cioè, è difficile da spiegare perché i sentimenti sono sempre difficili da, non so, da spiegare, da esprimere a parole. Però la sensazione è quella, cioè tipo una sorta di entusiasmo, felicità, cioè nel senso perché ti senti compreso, senti una connessione. Ed è bello quando comunque pensi che magari nella mia vita quotidiana, a parole, così non ci saremmo magari incrociati, non ci saremmo connessi, ma sono riuscito a farlo con una canzone o comunque con una canzone che parla di determinate cose, no? Quindi questa è la magia della musica, dell'arte in generale. Poi in realtà quando si suona la canzone, ovviamente la musica non è un CD, quindi quando un cui sale sul palco prende la propria vita e a volte si trasforma in base anche a secondo chi c'è davanti, perché poi vive di una propria vita, che ci sono cambiamenti durante la musica, che si suona un pochettino qualche cambiamento ci sta volontariamente, involontariamente, e quella è la sensazione che provi a quel punto. Quando ti accorgi che in realtà hai cantato la tua canzone, ma gli hai dato forse una vita diversa in quel momento. Sì, diciamo che molto spesso capita che magari sulla base del momento puoi fare delle piccole variazioni sulla canzone. Io diciamo cerco di non farlo spesso perché comunque alla fine penso che comunque quando vado in studio a incidere un pezzo faccio diversi tentativi, comunque la top line è quella. Delle volte magari appunto si tende per dargli magari dei colori, delle sfumature, di modificare delle cose, però alla fine secondo me la top line vincente è una, quindi se comunque quella nota è quella nota, in teoria andrebbe fatta quella nota. Però cioè, è una cosa che apprezzo quando ci sono delle piccole variazioni. A meno che poi non lo si faccia in un modo che la va a stravolgere completamente. Per esempio, sapevo che Florence Welch, per esempio, stravolge talmente tanto le canzoni che neanche i fan stessi le riconoscono. E lei l'ha detto, gli è andato un freno. Invece, per esempio, una cosa che mi piace molto quando fai tu una canzone. Per esempio, non so, un esempio banale quando magari Lady Gaga canta Bad Romance, che non è la canzone più elettronica, artificiale, tra virgolette, di questo mondo, e magari la rende in un altro modo al piano. Comunque, e poi magari ci butta anche l'elettronicità, no? Cioè questa scenicità, questa cosa che non ti aspetti. Questo mi piace molto, cioè mi piace sempre cercare di, cioè se cerco di fare delle variazioni, cerco di farle sempre per cercare di stupire l'altra persona. Perché magari tipo una persona si aspetta che il pezzo sia così, parte e finisce così, invece magari metterci delle piccole variazioni mi piace, cioè contribuiscono allo show, ecco, perché non mi piace essere banale. Quindi diciamo quando faccio delle variazioni lo faccio perché mi piace sorprendere, dare a qualcuno qualcosa che non si aspetterebbe. C'è qualche artista a cui ti sei ispirato o comunque ti ha dato quel qualcosa che ti ha permesso anche di crescere artisticamente? Beh, ce ne sono diversi, perché comunque alla fine penso che cioè, fa parte del tuo percorso, del tuo cammino, del corso della vita, perché poi ci sono anche artisti magari di quando ero piccolo che poi hanno smesso di fare musica o sono spariti. Diciamo che la prima cantante, cioè allora il primo cantante in assoluto che mi ha approcciato al mondo della musica è stato Alex Baroni, anche se purtroppo praticamente ero piccolo, ma lui era già morto. Però diciamo onde, tipo He's My National Anthem. Poi praticamente c'è la prima cantante che poi diciamo mi ha fatto iniziare più a cantare seriamente è stata Anastasia, che comunque vabbè, cioè, era fantastica, tuttora anche se non sta facendo molta musica. Poi c'è stata Lady Gaga perché comunque è stata quella che secondo me ha rivoluzionato un po' la scena pop, cioè è stata la Michael Jackson barra Madonna della mia generazione, insomma. E poi, beh, sicuramente tipo cantanti come Avril Lavigne, Youngblood, Halsey, che sono molto più particolari, però hanno quelle emozioni che mi colpiscono sempre. Cioè, nel senso, per esempio, l'ultimo album di Halsey, secondo me, non è il più forte che abbia mai fatto, però c'ha delle parole talmente belle, cioè delle cose che sono talmente molto più grandi dell'orecchiabilità di una canzone, che comunque alla fine lo amo lo stesso quell'album. Cioè, quindi diciamo che col tempo magari oltre all'orecchiabilità cerco anche qualcosa di più, cioè cerco l'emozione. Ultimamente la vera emozione me la stanno dando questi artisti. E ti piacerebbe fare qualche collaborazione con un particolare o sei fatto qualche collaborazione in questo, cioè da quando è iniziata ad oggi? Beh, sì, allora ho fatto qualche collaborazione, soprattutto diciamo è stato particolare diciamo, fare anche molte collaborazioni con gente del quartiere, no?
Considerando che io vengo da un quartiere dove comunque c'è il tipico quartiere un po' ghetto e tutti magari si ispirano al rap, al trap, sono tutti sfere basta, shku shku, fumiamoci le canne dalla mattina alla sera. Diciamo che magari non mi sarei sentito, non so, non avrei mai pensato di sentirmi compreso o rispettato, tra virgolette, da queste persone, no? Che magari comunque il pop... non è parte della loro natura, della loro quotidianità, però ho fatto diversi featuring con loro, anzi mi definiscono il The Weeknd del quartiere. Poi non ho fatto tanti altri featuring, più che altro perché mi stavo, anche se ho avuto diverse richieste, mi stavo concentrando principalmente su quello che avevo da dire in primis, perché appunto le prime canzoni le ho fatte proprio per buttare fuori un po' questo peso. E mi piacerebbe fare dei featuring, quello senz'altro. Se ti devo, diciamo, fare qualche esempio di cantanti famosi, sicuramente mi piacerebbe fare magari un featuring con cantanti tipo Noemi, Levante, Mahmood, mi piacerebbero i Maneskin, Michele Bravi. Poi sicuramente ce ne sono altri che adesso non mi vengono in mente. Però sì, cioè, sicuramente mi piacerebbe molto fare dei featuring. Quando porti del tuo, tu hai detto, oltre che canti non solo in italiano, ma in inglese, in spagnolo, ma quando porti del tuo corso teatrale, cioè di recitazione nei tuoi spettacoli, quando ci porti sul palco alla fine di tutto quello che stai imparando e che non si finisce mai imparare, quindi quello che poi puoi portare poi nel tempo sul palco. Beh, dipende sicuramente da che cosa devi interpretare o da cosa devi cantare, dal ruolo che devi recitare magari in una scena. Diciamo che la cosa che ti porti è l'emozione e la suggestione, cioè nel senso che comunque sicuramente se devi cantare una canzone super allegra, parti in un certo modo, se devi cantare una canzone più struggente, parti in un altro. Diciamo che la cosa migliore che mi hanno insegnato studiando recitazione per subentrare un po' nel mood è quella di farti delle immagini, cioè di crearti sempre più dettagli, sempre più mood. Quindi, per esempio, non lo so, per fare esempi felici, cioè, non so, magari devi immaginarti di cantare una canzone felice, magari d'amore, tipo quindi la nascita di un amore, quella cosa là, quella scintilla. Allora magari inizi a pensare al momento magari più felice, amoroso che hai vissuto e inizi magari a immaginartelo come se fosse un'immagine che man mano poi prende vita e quindi si collega e diventa un piccolo filmato, un piccolo film, sempre con più dettagli e cerchi di mettere tutte queste vibes all'interno di quello che stai cantando, stai interpretando. Per quanto riguarda la recitazione, tipo i bambini che diciamo sono sempre diciamo, considerati gli attori migliori, quando per esempio vedi magari i bambini che giocano a fare il re e la regina, cioè, loro immaginano veramente di essere re e la regina, non pensano di essere i bambini che immaginano di essere. Quindi diciamo che la chiave, il segreto è quello di crederci veramente. Cioè, devi fare la parte del, non lo so, del vagabondo, devi immaginarti veramente di essere un senza tetto, cioè, non che sei tu che stai imitando una persona, cioè devi crederci veramente. Se pensi veramente di essere in quella situazione, tu sei veramente così, ti viene automaticamente vero. E quando scendi al palco, la gente che ti chiede, ti fanno cose, domande strane oppure ti chiedono soltanto, o ti fanno solo complimenti, le facce che vedi, che ti pongono queste domande oppure ti fanno qualche cosa, domanda e ti chiedono forse quando inizi, come hai iniziato, che cosa ti chiedono in realtà? Beh, allora sì, mi fanno i complimenti cioè in generale. Poi se mi fanno qualche domanda, magari mi chiedono come mi scrivo le canzoni, cioè nel senso se faccio tutto io da solo in camera mia, o cioè, sono interessati magari a sapere il processo che c'è dietro, com'è che nasce un pezzo. E poi vabbè, le domande, quelle diciamo must have, che sono quelle che fanno sempre, è ma di che cosa parla questo? Di che cosa parla quello? Cioè, tipo, vogliono sapere esattamente perché magari scrivi una canzone, esattamente di che cosa parli. E diciamo che, cioè, io di solito magari a delle domande rispondo, ovviamente senza magari raccontare proprio nel per filo e per segno comunque la mia vita privata, perché comunque, vabbè, non è sempre così fondamentale, più che altro perché a me piace comunque che le persone abbiano una loro visione, cioè nel senso che possano interpretare liberamente quello che...
che hanno da dire, no? Perché magari loro possono avere anche dei significati loro personali, cioè non so, per esempio, se anche a te ti sia mai capitato di ascoltare una canzone e magari dire, oh mio Dio, ma sta canzone parla di me, oppure come fa il cantante X a sapere tutto questo? Cioè, capito? Magari quella cantante, per esempio, adesso io mi immagino Wrecking Ball, quando, ai tempi in cui era uscita, tanta gente, mi ricordo che pensavo, oddio, ma parla di me, oddio, cioè, sono uscita proprio in un momento della mia vita dove provavo proprio questo. Magari Miley Cyrus non ha scritto una canzone perché aveva il cuore rotto, ma magari ha scritto quella canzone perché camminando ha visto un palazzo che veniva distrutto, non lo so, magari il suo viaggio è partito da tutt'altro. Però se lei te lo dicesse, magari per te che ti sei sentito così connesso a lei, perderebbe un po' quella magia, no? Quindi diciamo è quello il bello della libera interpretazione, che ognuno poi ha la sua verità, la sua interpretazione. A questo punto te la pongo io la domanda. Nascono prima le canzoni? Beh, la musica prenasce prima le parole o nascono insieme? Ma nascono più o meno di pari passo, nel senso che io di solito, vabbè, sicuramente vivendo la vita si vivono delle situazioni che ti danno l'idea, l'ispirazione, che poi può essere non per forza una cosa capitata a te, può essere anche una cosa che è appena successa alla tua amica che ti colpisce forte e cioè talmente tanto che diventa quasi tua come cosa. Potrebbe essere un mini frammento di una cosa che vedi in giro. Comunque, sicuramente nasce tutto comunque dalla vita. E solitamente io comunque ho un titolo, cioè un concetto, un qualcosa che racchiude in un titolo. Quindi so che comunque devo infilarci quella parola. Quindi diciamo che la prima cosa è, diciamo, un concetto, un titolo. Poi di base io, prima, le parole sono l'ultima cosa che faccio. Cioè, prima nasce la top line. Che può essere anche un semplice na na na, bla bla bla, cioè un fake English, cioè qualunque cosa, e tu hai una metrica. Poi in quella metrica ci devi incastrare delle parole. Quindi comunque parte prima tutto come un discorso in prosa. Quindi tipo su un quaderno magari mi metto a scrivere discorsivamente quello che voglio dire. E poi si va sempre ad affinare, ad affinare, ad affinare, ad affinare, finché non vai a riempire una top line. Sì, ciao a tutti, grazie per essere stati in nostra compagnia. Se volete seguirmi e diciamo continuare ad ascoltare la mia musica, potete trovarmi ovunque su tutti i social, TikTok come Rosa Spina Music, Instagram che è quello che utilizzo di più, io sono Rosa Spina, YouTube Rosa Spina Music, Facebook Rosa Spina, Spotify Rosa Spina. Tu pensi a un digital store, digiti Rosa Spina e mi trovi qualunque. E niente, ci sentiamo presto con il prossimo pezzo, che è una fucking mina, uscirà sicuramente verso l'inizio dell'anno nuovo per iniziare col botto, l'anno col botto. E ci facciamo gli auguri di buon Natale. È vero, è vero. E niente, tante buone feste, buon Natale, buon anno nuovo. E mi raccomando, quest'anno cerchiamo di portare a termine i buoni propositi per l'anno nuovo, visto che alla fine poi si trascinano nel corso degli anni. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Dalla vita voglio il fascino, non importa cosa ti dirò. Punto io cosa cosa che giochi te. Non ci fotto più con queste matte. Non sarò più io di piccherè. Non sarò più io di piccherè.